At last, my love has come along. Fresca e pura, acqua misia. È tardi, devo accelerare. Ah, e dove va questo sta fumata? Beh, ferma un po'. Ferma. L'avete fatta la revisione della bicicletta? No. L'avete visto che fumarea che fa? Ma scusa, guardia, ma io ho i santi che proteggono la mia bicicletta. Ah, c'è i santi voi, sì, altri? Sì, Santa Marilena per la catena, San Pasquale per il pedale, San Filippo Neri per i freni. E dopo? E dopo c'ho anche San Giuda Iscariota, protettore della rota. Ma io questa glielo la sequestra. No, mi serve per benedire, non a me mi interessa, perché con questa gli dà già il bambino, capito? Adesso scendete e me la serve la bicicletta. E al comandante vedete a San Simone del Magione, protettore della revisione. Forza, io questa l'ho da portarla via, dai. Sequestrata. Effettua la revisione da Consauto. Avrai in omaggio la card per il soccorso stradale valida ben 2 anni. Viaggia in sicurezza. Affidati a Consauto, il consorzio leader in Umbria nella revisione auto e moto. San Michele d'Avasto, a piedi sormasto. Qui. Il servizio è perfetto e la qualità impeccabile, proprio come me sul lavoro. Modesta. Beh, io vengo qui perché, come il sottoscritto, è sempre al posto giusto al momento giusto. E tu? Io perché è aperto 24 ore su 24, come al pronto soccorso. E tu? Io vengo qui per lo straordinario. Lo straordinario momento di relax in 8 ore di lavoro. E tu? Io vengo qui perché tra università e stage, beh, spendo meno. E tu? Buonasera, ben ritrovati con l'appuntamento settimanale di Link, il nostro approfondimento di attualità che questa sera torna ad occuparsi di economia ed è il primo appuntamento di un ciclo di puntate che dedicheremo a questo tema partendo questa sera da un'analisi più generale del termometro dell'economia dei settori produttivi e del momento congiunturale nella nostra regione. Poi nelle prossime settimane ci concentreremo in specifici territori e in aree settoriali che ovviamente stanno incontrando ormai da anni difficoltà. È il settimo anno, in genere si dice che il settimo anno è quello della crisi, ma qui è il settimo anno di crisi e purtroppo la crisi non va in crisi, verrebbe da dire. Ma presentiamo subito gli ospiti che fanno parte di questa nostra trasmissione, che hanno raccolto il nostro invito. A partire dalla destra della mia postazione saluto il professor Luca Ferrucci, Università di Perugia, ordinario di economia e gestione delle imprese all'Ateneo Perugino. Buonasera. Buonasera, grazie per essere con noi. Salutiamo al centro del nostro parterre l'onorevole Giampiero Giulietti, parlamentare e membro della Commissione Politiche Europee a Camera dei Deputati. Buonasera. Buonasera. E ritroviamo il collega Giovanni Giorgetti, responsabile del centro studi SG89, che anche stasera ci aiuterà un pochino a leggere la situazione, come già in numerose occasioni in passato. La nostra trasmissione si è occupata, in particolare a fine 2015, di conoscere da vicino tante realtà
emergenti e realtà che stanno consolidando la propria presenza attraverso proprio un'iniziativa di SG 89. Ma stasera cercheremo di capire le principali criticità, raccoglieremo, vi presenteremo una testimonianza importante che arriva da una grande azienda del territorio e parleremo anche di start-up, da manifatturiera alle start-up, perché vogliamo essere anche ottimisti e vogliamo guardare ovviamente a quelli che sono gli spunti che arrivano soprattutto dalle idee, dall'innovazione, che però vanno sostenuti. E allora intanto presentiamo i temi che affronteremo stasera nella scheda introduttiva che come al solito apre la nostra trasmissione. Vediamo. La ripresa c'è, o almeno sembra, o forse ancora no. La pioggia di numeri che ciclicamente inondano media e aspettative di imprese e risparmiatori complica, se possibile ancor più del reale, il quadro della situazione economica e imprenditoriale in Umbria, con inevitabili risvolti occupazionali. Se si dovesse dire qual è il termometro attuale dell'economia regionale, qualche difficoltà di inquadrare in modo lucido e obiettivo la situazione ci sarebbe. Da un lato, le indagini congiunturali di Unioncamere rivelano che gli imprenditori intervistati mostrano ancora nei loro giudizi segnali di cautela con dubbi e di incertezze. L'export continua a trainare, come nel resto d'Italia, i valori positivi della nostra regione, come sono migliori le performance delle imprese più grandi e strutturate, anche se molto lavoro c'è ancora da fare per far sì che aumentino anche i dati relativi all'occupazione. Dall'ultima indagine su 340 imprese operanti negli 8 comparti produttivi più significativi per la nostra regione, si segnalano quasi tutti i valori positivi, anche se la ripresa, tanto sottolineata nel trimestre precedente, sembra in realtà rallentare. L'occupazione è in calo in tutte e tre le classi dimensionali, anche se con valori più pesanti in quelle da 0 a 9 addetti, meno 5,9%. I settori in difficoltà sono le altre industrie, con il segno positivo solo per gli ordinativi esteri e soprattutto le industrie tessili e l'abbigliamento, che registrano tutti i valori negativi. Buoni valori dei settori di chimica, elettronica, meccanica e dei metalli. Tinte più fosche arrivano dal saldo negativo di 1787 unità tra imprese nate e morte nell'ultimo periodo, pari a una perdita di circa il 9% del PIL, rivelato da una ricerca condotta di CNA Umbria. A restare sul tappeto sono state il 2,1% delle imprese umbre con perdite assolute più vistose che hanno investito il settore delle costruzioni, meno 1209 imprese, l'agricoltura meno 1755 e i trasporti meno 229. Il manifatturiero, pur avendo perso 470 imprese, ne conta ancora 8344, pari al 10% del totale del tessuto imprenditoriale. All'interno del comparto manifatturiero diminuiscono in particolare il sistema moda, la metallurgia, la meccanica insieme al settore legno arredo, mentre crescono soprattutto le imprese dell'agroalimentare. Il manifatturiero continua però a svolgere un ruolo determinante nella nostra regione e i dati sull'occupazione, che segnano una leggera ripresa, più 565 posti di lavoro nel primo semestre 2015 in settori diversi dall'edilizia, stanno a testimoniarlo. Accanto al trend di difficoltà e balbettii dei comparti tradizionali, si affianca il fenomeno di realtà emergenti, in particolare le cosiddette start-up, idee di impresa che spesso si traducono in realtà dinamiche produttive, sostenute anche da incentivi importanti della regione, che proprio a fine 2015 ha portato a 6 milioni la dotazione a sostegno dei progetti di innovazione delle piccole e medie imprese, che sia il seme di una ripresa è presto per dirlo. Da qualche parte bisogna pur cominciare, anche se l'economia dell'Umbria, nell'eterna messianica attesa di boom turistico, non può prescindere dalla ripresa del manifatturiero e da nuove iniezioni per l'edilizia e settori collegati. Dalla crisi del manifatturiero alle start-up. Allora, la fotografia, diciamo, un po' poliedrica che arriva da questa scheda è che ci sono segnali positivi, ma continua ad esserci un contesto molto critico. Prima di sentire il professor Ferrucci e l'onorevole Giulietti, introdurrei questo tema con Giovanni Giorgetti. Se dovessimo dare un termometro dell'economia umbra in questo momento, come sta? Sta bene, sta male, sta meglio, sta peggio di, ad esempio, 2 o 3 anni fa? E soprattutto dalla crisi del manifatturiero alle start-up, quali dei due motivi devono renderci più pessimisti da un lato e più ottimisti dall'altro? Allora, sicuramente l'ultimo trimestre 2015 c'è stato un rallentamento, dovuto da anche fattori non relativamente congiunturali. Chiaramente è rallentato anche l'impulso che veniva dalle esportazioni. Sappiamo che i paesi, il cosiddetto BRIC, stanno rallentando, per cui c'è tutto un movimento di attesa e di incertezza.
Non scordiamoci che poi l'unica il finale... L'unica certezza è l'incertezza, leggevo in un post di Giovanni Giorgetti, esatto. Su Facebook. Che, voglio dire, dovrebbe essere una frase che ogni imprenditore dovrebbe avere dietro la propria scrivania. Nessun imprenditore può pensare di avere la certezza se non essere nell'incertezza. Non scordiamoci poi che nel mese di novembre, inizio di dicembre, c'è stato un colpo forte a quello che è il sistema bancario italiano. Cioè, per la prima volta, quattro banche locali, piccoline, hanno fallito. Per cui molti risparmiatori, obbligazionisti subordinati, eccetera, hanno perso i loro risparmi e questo ha messo in una sorta di bolla di incertezza molti risparmiatori, e fra i risparmiatori sono anche gli imprenditori. Cosa è avvenuto in questo 2015? È avvenuto, diciamo che l'anno può essere diviso in due parti. Il primo semestre c'è stato un influsso positivo, infatti è quello il periodo in cui il PIL nazionale ha avuto maggiore energia, dopodiché effetti che provenivano dall'estero, quindi il rallentamento delle economie prevalentemente asiatiche, effetti congiunturali interni come quello appunto del credito e della certezza di potersi affidare a questo sistema che una volta era per così dire intoccabile, no? Una banca non poteva mai fallire, cioè non era nell'immaginario collettivo era impossibile. E con l'introduzione dal 1 gennaio 2016 del cosiddetto bail-in, che è l'incertezza dell'incertezza, cioè proprio la incapacità da parte di qualsiasi tipo di risparmiatori di poter avere più di 100.000 euro sicuri su uno sportello bancario, ha un po' destabilizzato. Sappiamo che il 95% dell'economia italiana è fatta da PMI, da piccoli imprenditori, ossia da coloro che poi identificano la propria attività con l'attività personale. Quindi questo ha creato un po' di incertezza. Io però non vedrei tutto negativo, anzi, nell'incertezza noi dobbiamo trarre degli spunti positivi. Noi nella presentazione dell'annuario, lo scorso dicembre, abbiamo fatto un'analisi su quelle che erano lo spaccato di aziende che hanno un fatturato compreso tra 5 e 100 milioni, che per lo più sono aziende talvolta sconosciute, e abbiamo su queste però aziende... Però l'identikit dell'imprenditoria umbra. Esatto, ma anche nazionale. Perché spesso poi, gestione familiare. Spesso e volentieri diciamo gestione familiare. E lì abbiamo individuato circa 500 aziende con i numeri diciamo a posto, cioè sono 500 aziende umbre di cui chiaramente si fa fatica a ricordare i nomi, ma molto probabilmente sono quelle che hanno tenuto e hanno investito di più in questo periodo. E dove hanno investito? Hanno investito prevalentemente inserendo giovani in azienda. Cosa significa inserire giovani in azienda? Significa mixare fra le generazioni. Oggi un giovane chiaramente è più veloce nell'uso di tecnologie, molto probabilmente conosce la seconda o la terza lingua, molto probabilmente non ha timore a viaggiare, e quindi questo mix di competenze, unito anche magari ad una scolarizzazione più alta, ha permesso a queste aziende di innanzitutto porsi più velocemente, più facilmente sui mercati esteri, due, di inserire tecnologia e innovazione, tre, di fare in modo che un mix di generazione all'interno dell'azienda potesse coniugare quello che al nostro modo di vedere dovrebbe essere il mix vincente di questa regione, cioè tradizione e innovazione. Startup e manifattura è una cosa bellissima se coniugate, non se separate, perché... Non sono in alternativa, ma si completano. Assolutamente, non esistono startup senza manifattura. Normalmente la startup è una startup innovativa o sui servizi o sulla tecnologia o sull'elettronica o sulla meccanica. È difficile fare una startup sull'edilizia, tanto per essere chiari. Però unire le energie delle startup ad un'economia tradizionale che trae la propria tradizione per essere un'economia di successo, io immagino che questi due mondi possano condividere e vivere per i prossimi 5, 10, 15 anni nell'incertezza del futuro. Certo. Cioè oggi è impossibile definire cosa accadrà nell'Umbria 2020 o cosa accadrà nell'Umbria addirittura il 2030, no? Sono slogan molto belli, ma è difficile ipotizzare l'economia, lo scenario. Mi dai un assist per coinvolgere subito il professor Ferrucci? Chissà se gli studiosi, se lei ovviamente conosce le dinamiche
economico e imprenditoriale, ovviamente la nostra regione, ma non solo, si prefigurano come sarà l'Umbria 2020, perché qua abbiamo questi due mondi che stanno poi scendendo nella pratica quotidiana, significa le aziende tradizionali sulle quali poggia l'economia di una regione piccola, marginale, ma non secondaria su alcuni settori come l'Umbria, poggia anche le colonne occupazionali e ovviamente l'innovazione, che spesso è una parola bella che però va poi messa nella pratica quotidiana. L'Umbria 2020 secondo lei dove andrà, verso dove andrà e come dovrà essere? Allora, nessuno di noi ha una capacità profetica sul futuro e soprattutto quando gli economisti provano a sostituirsi ai profeti nelle previsioni, non so come fanno i profeti, ma gli economisti spesso falliscono miseramente. No, al di là delle battute, la crisi è una crisi persistente, anche drammatica e molto forte, che ha colpito l'Umbria in misura maggiore rispetto ad altre regioni. Sul perché ha colpito poi maggiormente l'Umbria... c'è un dato che ce lo rivela, lo dico dopo, ma prego, prego. Ecco, sul perché ha colpito maggiormente l'Umbria, direi che alcuni elementi si possono evidenziare. La prima cosa è che le imprese umbre dipendono molto di più dall'andamento di un mercato domestico, di un mercato nazionale, rispetto a imprese di altre regioni, come quelle dell'Emilia-Romagna, della Toscana o della Lombardia. Cioè c'è una minore vocazione a esportare, a andare all'estero. E questo fa sì che nel momento in cui il mercato italiano, i mercati regionali siano mercati asfittici sia sul piano dei consumi che sul piano degli investimenti, le imprese umbre hanno sofferto di più perché rispetto ad altre regioni dipendevano di più da questi mercati nazionali. E questa è una prima ragione che ha pesato sull'economia umbra, sulla performance dell'economia umbra negli ultimi anni. Pensiamo all'edilizia e alle costruzioni che... segno meno da ormai assolutamente decenni. Quindi da questo potremmo già, come dire, tradurre la ricetta su questo primo elemento. Come dovrebbe essere l'Umbria 2020? Beh, innanzitutto molto più internazionalizzata. Ovviamente un'internazionalizzazione laddove i mercati crescono. Certo, noi diciamo la Cina ha un rallentamento, ma è un rallentamento, diciamo, dopo anni di crescita oltre il 10%, che comunque viaggia ancora attorno al 6-7%. Allora, esistono aree del mondo dove la crescita c'è stata negli anni in cui noi vedevamo la crisi. Allora, la prima ricetta è per l'Umbria 2020 è un maggiore sforzo di internazionalizzazione. Naturalmente ci possiamo chiedere come farlo e se siamo in grado di farlo da soli, cioè se le politiche industriali regionali per una regione piccola sul tema dell'internazionalizzazione possono essere davvero efficaci. Io ho qualche dubbio, ma su questo torneremo. Seconda cosa che ha fatto la differenza in Umbria, il fatto che noi dipendiamo molto di più da settori basati sui beni intermedi e sui beni di investimento rispetto ai beni di consumo finale. Cioè dipendiamo da un mercato nazionale, l'abbiamo detto prima, e molti dei nostri settori dell'economia manifatturiera sono settori che vivono, come lei diceva, la filiera dell'edilizia, su beni intermedi e beni di investimento, dove evidentemente il crollo di domanda è stato maggiore che non su beni di consumo finale. Basti pensare all'agroalimentare o anche al mondo della moda che, come dire, alcuni segnali importanti le sta dando di recupero. Terzo elemento, lo diceva poc'anzi Giorgetti, in Umbria la crisi ha colpito perché c'è stato un prezzo da pagare all'operatività delle banche che alcune volte avevano la sede legale in questa regione, per tutti cito la Banca Popolare di Spoleto, ma molte altre banche avevano la sede legale al confine di questa regione. Noi non possiamo ignorare le difficoltà del Monte dei Paschi di Siena, non possiamo ignorare la Banca Popolare dell'Etruria, non possiamo ignorare la Banca Marche e così via, la Fabriano non molti anni fa. Mi faccio fare una battuta, visto che si parla di macroregione, in teoria, in prospettiva, queste sono tutte banche della nostra macroregione. Sì, l'augurio e la speranza è che, come dire, si possano avere banche che hanno radici in questa macro regione, perché il rischio vero è quello di far perdere identità e legami col territorio alle banche. Ma avere delle banche che operano in difficoltà, come quelle che abbiamo citato, significa innanzitutto razionare il credito alle imprese,
Significa innanzitutto far pagare tassi di interesse più elevati alle imprese, perché se una banca è in difficoltà chiude il rubinetto del credito o lo fa pagare a prezzi più onerosi. Allora, in un tessuto fatto di piccole imprese, è chiaro che la crisi è stata più forte. Perché? Perché la governance di queste banche, qualche volta se ne occupa la procura, qualche volta se ne occupano i cittadini, sta di fatto che la governance non è stata delle migliori, mettiamola così. Sicuramente. E il bail-in è l'ultimo arrivato, ma insomma in un contesto in cui le banche non avevano fatto bene il loro lavoro, questo penso si possa dire. Certo. Allora, se mettiamo insieme la minore vocazione all'internazionalizzazione, la maggiore dipendenza da beni, da settori di beni intermedi e di beni investimento, come la filiera del cemento e così via. E terzo, se mettiamo insieme le banche, noi abbiamo un'economia umbra piccola ma fortemente legata a questi fattori che ha sofferto. E nel 2020 cosa fare? Nel 2020 certo c'è un lavoro da costruire. Oggi per avere una cosa più solida nel 2020, perché questi sono percorsi lenti che hanno bisogno di cambiare l'architettura complessiva delle istituzioni pubbliche, ma anche dei protagonisti imprenditoriali di questa regione. Abbiamo bisogno, per esempio, del rinnovamento di alcuni imprenditori che abbiamo, rinnovamento anche radicale nel loro modo di fare business, di farlo all'estero e così via, di credere nelle filiere del territorio, ma abbiamo bisogno anche di una nuova generazione di imprenditori. Lei parlava prima di start-up. Dobbiamo tornare a dare fiducia ai giovani di talento. Qui mi fermo e certo, poi magari no, tra poco li sentiremo perché abbiamo intervistato proprio alcuni dei interpreti di queste start-up in un recente incontro a Perugia. Onorevole Giulietti, lei fa parte della Commissione Sviluppo Economico, Commissione delle Politiche Europee. Si guarda l'Europa, soprattutto quando si parla di sviluppo, perché ormai si dice i soldi sono solo lì, le risorse intese come soldi ovviamente sono quasi esclusivamente lì, ma lei dalla postazione privilegiata nel senso che da lì si vede un po' tutto come va l'Italia, l'Umbria è intermedia anche non solo geograficamente ma anche in questa situazione di crisi e soprattutto c'è una ricetta specifica per tirare su quella che sono le tante criticità, per risollevare tante criticità di questa regione. Poi entreremo un po' più nel dettaglio perché di carne al fuoco già ne abbiamo messa tante. Sì, io al di là e oltre le politiche europee mi occupo soprattutto del bilancio, quindi stando in commissione bilancio e dovendo fare una riflessione per quello che è il bilancio dello Stato, dovrei dire che insomma le risorse sono ben poche, al di là dello sforzo che è stato fatto in questo soprattutto in quest'ultimo anno, lo dico per la legge di stabilità ma lo dico anche per una serie di azioni che sono state messe in campo. L'Umbria fatica, diciamo così, noi siamo intermedi e fatichiamo un po' come gli altri, fatichiamo per, secondo me, sono d'accordo su alcune riflessioni che ho sentito, io aggiungo anche un'altra considerazione oltre il tema del credito, che è un tema fondamentale che si lega alle difficoltà delle imprese e si lega anche ad alcuni problemi che riguardano il mondo delle costruzioni per altri aspetti, ma aggiungerei anche del ruolo del pubblico, cioè l'Umbria è una regione dove il pubblico ha avuto un ruolo sempre molto forte, a volte anche troppo forte. Ecco, stavo dicendo questo, per qualcuno anche troppo. Ma a volte anche troppo forte, perché fino a quando ci sono le risorse, ci sono le possibilità di crescita, è più facile che il pubblico abbia un ruolo trainante. Nei momenti di difficoltà è evidente che questo ricade anche nel privato. Lo dico perché anche molte imprese, anche quelle che a volte definiamo particolarmente innovative in questi anni, sono andate avanti anche grazie a risorse pubbliche. Mentre invece tante piccole, piccolissime imprese che sono il tessuto economico del nostro territorio, devo dire che nonostante la crisi terribile, sono riuscita a salvaguardare un po' nel complesso il tessuto produttivo umbro e anche a traguardarlo in una crisi certamente che è stata lunga e della quale io voglio in modo più ottimistico direi stiamo uscendo. Dopodiché io non metto mai in contrapposizione il manifatturiero con le start-up, perché è impensabile che una regione come la nostra, o meglio, che il nostro paese, che l'Italia, possa avere una contrapposizione tra chi opera nel manifatturiero e tra chi invece, avendo idee innovative, cerca di farsi largo nel mondo ovviamente dell'impresa.
Ecco, noi su questo i bandi regionali e le risorse regionali, che sono poi risorse europee, sono indirizzati particolarmente dal punto di, su questo punto di vista per quanto riguarda l'innovazione. Ma sul manifatturiero resta uno degli elementi fondamentali per quanto riguarda la nostra regione. Pensa al settore dell'aerospazio, pensa al settore dell'automotive. Faccio distinzione fra due aree, che sono l'Alta Umbria per un verso e l'area del Folignate per un altro, dove l'aerospazio e l'automotive sono elementi trainanti e devo dire elementi trainanti anche in questi lunghi anni di crisi, perché mentre altre aziende erano in profonda difficoltà, questi settori hanno continuato ad assumere, ad andare avanti, a creare una prospettiva. Ecco. Quindi, ecco, lei si è occupato, volevo chiedere questo, si è occupato in questi anni, appunto da quando è entrato a Montecitorio, per esempio di un caso, quello della Merloni, no? Parlando, ecco, ovviamente lì c'erano in ballo tante famiglie, cioè tanto futuro, il rischio però secondo alcuni è che queste vicende di macrocrisi abbiano tenuto un po' in disparte le tante piccole crisi che poi questo territorio... Parliamo di una crisi molto lunga, dove ci sono stati ammortizzatori sociali per anni, che hanno anche consentito a molti di trovare, se vogliamo, o comunque di ricollocarsi nel mercato del lavoro. Ecco, ma si è parlato un po' troppo di questo e troppo poco di altre crisi, secondo lei? Altre crisi minori, lontane dai riflettori? No, io credo di no. Questa è stata una crisi lunga e in parte irrisolta, perché al di là della vicenda della JP, dove vedremo adesso nei prossimi mesi gli sviluppi, e dove a questo punto anche l'imprenditore privato dovrà mettere in chiaro le carte che ha da spendere da questo punto di vista. Le altre crisi sono crisi diverse, se vogliamo in alcuni casi molto più piccole, ma che hanno avuto comunque un impatto fondamentale. La vicenda Merloni avviene prima della crisi che stiamo vivendo oggi. La vicenda Merloni è collocata prima dei lunghi anni di crisi che stiamo attraversando. Quindi, se vogliamo, è una crisi particolare, legata a un certo tipo di produzione, legata a una localizzazione precisa. Aggiungerei che forse oggi il contratto che riguarda quell'area è stato un po' rivisto, ma quell'accordo quadro, quell'accordo di programma è stato rivisto. Ma è evidente che l'accordo di programma precedente, che pensava di sostituire la Merloni con un'azienda di pari impatto, era un po' velleitario. E forse dovremmo pensare che quell'azienda con quei migliaia di occupati andava trasformata in tante piccole aziende, favorendo anche l'insediamento di piccole e piccolissime aziende. Quindi su questo e chiudo. Per esempio, tutta la vicenda della JP e tutte le vicende giudiziarie che ne sono seguite. Sicuramente questo è un caso a parte che però ha catalizzato l'attenzione quando già si cominciava appunto poi a vedere lo spettro della crisi della politica, delle istituzioni, ovviamente anche dei media. Quanti settori, come il caso Merloni, non torneranno più come prima e dovranno essere proprio ripensati? Io, ascoltando gli imprenditori, visitando le aziende, perché solo così si riesce a toccare con mano oggettivamente quello che pensa l'imprenditore, perché conoscendo la psicologia di questo uomo, che poi in realtà è colui che normalmente è o il faro di un'azienda o colui che ha una visione dell'azienda, tutte le aziende in questa crisi hanno modificato qualcosa. Non esiste azienda che negli ultimi 7 anni non abbiano prodotto delle modifiche e quelle vincenti delle innovazioni. Se in ogni azienda prodotto, marketing e finanza sono i 3 aspetti dominanti, ognuno di questi sono stati in qualche modo rimessi in discussione. Una volta si parlava di incidere sul processo o sul prodotto. Sta di fatto che oggi con la tecnologia, con l'innovazione, quello su cui bisognerà lavorare molto, e questo è un aspetto a livello mondiale, è il mercato del lavoro. Sicuramente gli occupati attuali, cioè la manifattura, non occuperà più tutti quei lavoratori di oggi o di 10 anni fa. Alcuni studi ci dicono che quasi il 15% di chi lavora oggi nella manifattura non avrà più
un posto di lavoro garantito. Perché? Perché chiaramente con l'andare avanti dell'innovazione si punta a fare in modo di costruire un'azienda più snella, più reattiva, più flessibile, e questo a discapito della manifattura in senso lato, nel senso ci saranno maggiori occupati nell'aspetto innovativo, creativo, marketing, export, eccetera, ma ci sarà sempre meno gente che chiaramente sarà occupata nel fare. Non perché dimenticheremo gli antichi mestieri. Io, visitando le aziende, mi innamoro quando oggettivamente si vedono ancora degli operai che manipolano diciamo il materiale per poi trasformarlo in qualcos'altro, no? Dal tessile alla meccanica, abbiamo parlato dell'aerospaziale, figuriamoci su quei settori tecnologici. Quello su cui l'Umbria deve riflettere, però, e sono molto d'accordo con Ferrucci, con il professor Ferrucci, è l'organizzazione generale. Se pensiamo a quanto ha pesato e pesa ancora il pubblico sull'economia regionale, allora nel momento in cui il pubblico va in crisi la regione. Quindi qui c'è da ridisegnare in qualche modo i limiti dell'azione del pubblico e fare in modo che invece il privato acquisisca un ruolo dominante, ossia la fiction che abbiamo visto due settimane fa su Luisa Spagnoli è stato il più bel messaggio pubblicitario di questa regione. Da tutto il mondo. L'unico problema è che era ambientata nel secolo scorso. Esatto. Però ha dimostrato quanto questa regione in quel periodo avesse, diciamo, nelle corde il fare, no? E quindi essere manifattura d'Italia e del mondo, perché quei prodotti andavano in tutto il mondo. Cosa significa? Che si è stati capaci di raccontare con passione, amore, fantasia e anche un po' ricordo quello che con tanto amore le genti umbre riuscivano a fare. Oggi noi dobbiamo riuscire a ricostruire un tessuto economico come quegli anni. Diciamo con strumenti diversi. Con strumenti diversi, tecnologie diverse e con un posizionamento diverso. Oggi è possibile vendere in tutto il mondo? Sì, è possibile. In quel periodo era molto difficile. La fiction raccontava delle difficoltà di andare magari in Francia, in Germania. Oggi in Francia e in Germania ci si vuole, si rientra in giornata. Quindi oggi abbiamo una grande opportunità, un mercato che chiede l'Italia. Abbiamo però un esempio di manifattura talvolta ancorata ai vecchi schemi, dove le start-up, quindi l'inserimento di giovani, anche che provengono da una università rinnovata e innovata, possono dare un influsso fortissimo, perché il Made in Italy è ancora molto richiesto nel mondo. Ecco, su questo voglio coinvolgere il professor Ferrucci. Il ruolo dell'università, non le chiedo quale ruolo può avere, perché è ovvio che è fondamentale nella ricerca e nell'innovazione, ma nell'affiancamento del mondo delle imprese. Le imprese credono, lei vede che ad esempio ci sono imprese interessate a lavorare con il mondo universitario per progetti, per ovviamente far crescere nuove idee di impresa? Allora, tra poco parleremo proprio di start-up. Questa sfida sul ruolo dell'università in realtà è una sfida che riguarda tutto il paese, tutta l'Italia. Non è che, come dire, un problema o è un'opportunità limitatamente all'Umbria e ai suoi atenei. Quindi, come dire, è un problema irrisolto, è un nodo strutturale del sistema paese, che ha a che vedere con un percorso della storia dal quale proveniamo e che ha fatto sì che per molti decenni l'università fosse un po' una torre d'avorio separata e distante rispetto ai territori nei quali è collocato. Ora, questa concezione della torre d'avorio negli ultimi anni, devo dire che è stata rivista a più livelli, sono aumentati i filamenti dell'università col mondo delle imprese, ma sono dei filamenti più che dei legami. E questo perché? Beh, intanto perché spesso esistono linguaggi, problemi, approcci alle cose completamente diverse. Cioè, il piccolo imprenditore spesso trova difficoltà a interagire col mondo della ricerca perché diverso è il linguaggio, diverso sono i modelli di interazione, di sperimentazione. Provate a immaginare la risoluzione di un problema di chimica per un
per un'impresa che si occupa di pneumatici e di come invece la conoscenza astratta scientifica affronta il problema. Ecco che allora abbiamo bisogno di soggetti che fungono da integratori versatili tra questi due mondi. La Germania ha storicamente risolto il problema con la creazione dei cosiddetti Fraunhofer, sono delle strutture di ricerca applicate dove lavorano alcuni ricercatori universitari a diretto contatto con le imprese. La Germania poi ha anche un altro vantaggio che noi non abbiamo, che in questo tessuto di imprese dominano medio-grandi imprese, all'interno delle quali vi sono ingegneri, chimici e quindi persone di elevata qualificazione culturale e scientifica, e quindi il dialogo diventa più agevole. Per cui Lei organizzare queste strutture da chi dipende soprattutto? Dall'università, dal mondo delle imprese o magari anche la politica può dare un contributo? Ma io ho detto che questo è un nodo strutturale del sistema paese, che ha a che vedere quindi su come noi vogliamo concepire le politiche per l'innovazione, le politiche industriali. Stiamo parlando di politiche nazionali, certo, dove l'Umbria può fare ben poco, voglio dire, certo, con tutto il rispetto della nostra regione, anche se qualcosa ha provato a fare, e forse sarebbe bene fare anche il bilancio di queste esperienze. Per esempio i poli per l'innovazione. Io credo che sia arrivato il momento di fare il bilancio su questa esperienza che è stata fatta in Umbria. Sono stati davvero poli per l'innovazione? Certo, nel polo aerospaziale abbiamo costruito delle eccellenze straordinarie, ma forse su altri poli, come dire, sono stati assetati di denaro pubblico e le performance occupazionali, brevettuali, di fatturato sono discutibili. Certo. Quindi insomma c'è da rivisitare anche in Umbria qualcosa delle esperienze che abbiamo fatto, non buttando mai via tutto, certo, ma selezionando e cominciando a selezionare, che proprio perché la spesa pubblica è limitata per definizione, noi non ci possiamo più permettere di sbagliare. Il costo dell'errore è altissimo. Ci sono stati periodi della storia in cui la spesa pubblica era tanta e potevamo utilizzarla per tutti. Oggi dobbiamo selezionare bene le iniziative, perché quelle iniziative devono creare la ricchezza per il futuro dell'Umbria. E quindi, come dire, forse quattro poli per l'innovazione sono troppi in Umbria e serve qualcos'altro nel rapporto tra università e impresa, tenendo presente che l'università non deve solo pensare agli spin-off, cioè a imprese che nascono dalla scienza, perché noi abbiamo bisogno di fabbriche del sapere, di fabbriche della conoscenza. Quando l'università si limita a creare il brevetto, io mi preoccupo, perché con il brevetto abbiamo riempito un cassetto, ma non abbiamo riempito una fabbrica di occupati e di fatturato. Allora, per me il brevetto non è il fine, è un mezzo, è uno strumento. Io sono contento quando quel brevetto viene industrializzato, cioè quando si dà lavoro a ingegneri, a chimici, a operai, a impiegati, perché quel brevetto si è tradotto in un prodotto. Ecco, attenzione alle università che pensano che creando gli spin-off hanno risolto il problema della loro mission. E il percorso finisce lì, invece no, deve proseguire. In questo percorso ovviamente la politica, le istituzioni e anche i rappresentanti parlamentari di un territorio come questo possono sicuramente dare un contributo. In genere si dice ci mettiamo intorno a un tavolo, però non basta. Cosa fare? No, di solito quando ci si mette intorno a un tavolo non si combina niente. Ecco, esatto. Appunto. Quindi non... No, sono molto d'accordo con quello che dice Ferrucci, aggiungendo che la politica e le pubbliche amministrazioni non possono permettersi di sbagliare, perché ci sono meno risorse, vanno indirizzate bene. Quindi è più utile fare, investire meno nelle cosiddette formazioni e mettere magari un po' più nell'innovazione. Anche questo, l'innovazione di prodotto, facendosi aiutare anche dalla stessa università, che deve cogliere l'occasione di mettere insieme imprese e pubbliche amministrazioni, non per essere una di quelle aziende che drenano risorse pubbliche, ma che drenando risorse pubbliche riescono a costruire anche possibilità di sviluppo e di risorse nel loro complesso. Quindi c'è bisogno intanto certo di fare il punto di quello che è stato fino adesso, che sono stati gli investimenti fatti dal punto di vista delle istituzioni pubbliche. C'è bisogno di dire quello che ha funzionato e quello che non ha funzionato, e tra quello che ha funzionato è giusto mettere il polo aerospaziale. Sugli altri avrei qualche dubbio in più, anche
in realtà importanti come l'Alta Umbria, il polo della meccatronica ha avuto sviluppi di aziende singole molto importanti, ma il polo in quanto tale ha sofferto un po' di più. Quindi occorre rivedere chiaramente come indirizzare le risorse, cercando di ragionare anche con le imprese come indirizzarle. Intanto c'è un problema anche di interlocutori. Qualche volta ognuno di voi, interloquendo con qualche organizzazione datoriale, si rende conto di ragionare con soggetti che vivono in un'altra epoca, in un altro, e forse qualche volta in un altro contesto. Ecco, occorre uno sforzo da parte degli attori in campo, che sono le imprese, ma sono anche quelli che rappresentano le imprese, per guardare un po' più avanti, per capire che cosa serve all'Umbria davvero. Perché serve internazionalizzare? Probabilmente sì, meglio, sicuramente meglio, e sicuramente non lo possono fare le piccole o le piccole aziende, sicuramente no, occorrerà metterle in rete senza creare ulteriori sovrastrutture da questo punto di vista. Penso a una zona come quella di Città di Castello, per esempio, dove c'è un settore del mobile in grandi crisi, ma quello che chi è riuscito a sopravvivere è sopravvissuto lavorando con un mercato estero, che è asiatico o americano, anche russo fino a qualche tempo fa, oggi è entrato... Ne parliamo perché lei ha fatto un'iniziativa proprio su questo. Oggi ovviamente è entrato in crisi. Quindi occorre ragionare di meno sulle fantasie, mettersi non intorno a un tavolo, ma insomma capire quello che ha funzionato e calibrare per le risorse che ci sono per aiutare le nostre imprese. Perché ci sono, diciamo così, imprenditori geniali da questo punto di vista nella nostra regione, che sono riusciti a capire alcune cose meglio di altri. Ecco, in quel caso occorre valorizzarle di più. Noi, e chiudo, fino a qualche tempo fa, quando parlavamo delle finanziarie regionali, immaginavamo un aiuto soprattutto alle aziende che stavano in estrema crisi e spesso vicine decotte o vicine alla fine. Ecco, le risorse pubbliche devono andare a quelle imprese che hanno un'idea, che hanno una strategia e che hanno una prospettiva, perché sono poche, occorre su questo aiutare chi ha qualcosa da dire, aiutando in questo modo anche a riprendere un po' l'occupazione. A proposito di pubblico e di risorse per l'innovazione, noi siamo andati proprio alcuni giorni fa alla presentazione di Startup Europe, un progetto che vede in campo l'AUR, l'Agenzia Umbria Ricerche. Conosceremo tra poco anche alcune di queste idee grazie all'intervista di Carlo Angeletti a giovani imprenditori o quantomeno aspiranti tali, visto che ancora per alcuni di essi si tratta di una semplice idea, ma intanto abbiamo sentito per Laura Nascani, che è omonima della collega dell'onorevole Giulietti, che ci ha parlato di questa iniziativa, soprattutto sottolineando il fatto che la Regione qualche soldo in più ce l'ha messo in questo, 6 milioni di euro per le start-up rispetto all'1,5 del 2014. Vediamo. L'European Startup Week offre qui a Perugia l'opportunità per conoscere le tante iniziative che sono a disposizione di chi vuole fare impresa, naturalmente partendo da zero. In questo campo, in prima linea, c'è l'Agenzia Umbria Ricerche, sono tante infatti le iniziative messe in campo. Sì, l'Agenzia Umbria Ricerche da alcuni anni sta portando avanti dei progetti pilota svolti diretti a promuovere l'imprenditorialità, a partire dalle scuole medie superiori, con un progetto che si chiama European Business Game, dall'idea all'impresa, poi per i giovani dai 18 ai 35 anni con il progetto Creativity Camp, sempre con un modulo di formazione formale e non formale, in cui i giovani che hanno un'idea creativa possono entrare in contatto con esperti e manager che possono fargli capire se effettivamente questa idea può diventare impresa e creare un prodotto che è vendibile sul mercato. Poi abbiamo sperimentato dei progetti proprio diretti a creare imprese con una modalità un po' informale, un concorso di idee, un approccio bottom-up che da parte dei nostri giovani che avevano un'idea, un'imprenditoriale, abbiamo selezionato le migliori idee, abbiamo permesso loro di fare un'esperienza all'estero in settori analoghi alla loro idea di impresa, perciò hanno avuto l'opportunità di trascorrere un periodo di 6 mesi presso centri di ricerca, università per affinare l'idea imprenditoriale e al ritorno
li abbiamo accompagnati nella fase di startup, perché noi crediamo fermamente che i giovani vadano informati, formati ed aiutati. Le idee ci sono molto creativi, sono pieni di talento. In questi 3 anni ho avuto l'occasione di incontrare più di 500 ragazzi pieni di energie, di ottimismo, di voglia di fare, che purtroppo si sentono bloccati di fronte alla burocrazia, alla mancanza di informazione, di finanziamenti, e noi abbiamo cercato di aiutarli sia nella fase ex ante, nella predisposizione business plan, nell'affinamento dell'idea di impresa, sia nella fase successiva all'avvio, perché è il primo anno di vita dell'impresa, quello in cui queste sono più fragili, e la chiamano la Dead Valley, quando c'è il vero impatto col mercato, perché non basta fare un buon prodotto, ma bisogna saperlo vendere. Nel suo intervento lei ha anche sottolineato che la creatività c'è, ma va cercata, no? Va ricercata. Vanno cercata, perché i giovani escono dalla scuola, dall'università, e non hanno idea di che cosa possono fare, e noi dobbiamo informarli e farli sapere quali sono le opportunità, dargli un ventaglio di occasioni. Abbiamo fatto delle analisi e abbiamo visto che il tessuto risponde. È stato per noi una grande soddisfazione scoprire che in Umbria esistono 12 co-working nati da privati, da iniziativa privata, che funzionano e sono il primo punto di partenza per una giovane impresa che non ha molti soldi. Giovanni Giorgetti, burocrazia, carenza di informazioni, difficoltà di finanziamento, qual è il tasto più dolente di una nuova impresa o di un'idea che deve diventare impresa? Diciamo, poi eri presente a questo incontro, l'idea, allora, che ti sei fatta. Diciamo che un imprenditore, normalmente quando crea una nuova impresa, oggi c'è questo termine startup, nasce da un'idea, o consolida un'idea o ne crea un'altra. È chiaro che se noi dovessimo chiedere ai nostri imprenditori degli anni 60 che cos'è una startup e da dove sono partiti, chiaramente ci danno le stesse risposte, cioè c'era burocrazia, non c'erano i soldi e non si sapeva come riuscire ad andare avanti nei primi anni. Oggi un'azienda sana è sul mercato anche senza finanziamenti pubblici. Laddove arrivano è perché il finanziamento è un acceleratore, cioè permette di superare degli step che chiaramente la mancanza di finanziamento crea dei rallentamenti. Sappiamo che il 95% delle start-up chiudono non dopo un anno ma dopo 6 mesi, perché oggettivamente non c'è una vera scuola per gli imprenditori, ossia non si va a scuola e si diventa imprenditori, si va all'università e si diventa laureati in economia e commercio, scienze politiche, scienze della comunicazione, filosofia, chimica, ingegneria, ma non c'è una scuola vera per diventare imprenditori. Allora, imprenditori, chi è l'imprenditore? È colui che riesce a creare intorno a sé, alla sua figura e ai suoi collaboratori, un mix vincente, per cui io creo un prodotto, un servizio che il mercato ricerca e richiede, nel momento in cui invece... E giudica e quindi si posiziona con un prezzo. Le aziende più interessanti sono quelle per cui quel prodotto può essere venduto non in un micro area geografica, ma in un'area geografica ampia, regionale, interregionale, nazionale e internazionale. Io conosco molti imprenditori giovani che magari sono partiti da un piccolo magazzino e poi oggi conquistano i mercati di tutto il mondo, perché c'è magari l'intuizione, e lo hanno fatto con 0 finanziamenti pubblici, ossia senza dover attendere il fatto che ci sia un interessamento pubblico. La cosa su cui invece io vorrei far forza è quello che il professor Ferrucci, e con il professor Ferrucci molte volte ci confrontiamo, ossia la capacità di creare delle strutture che accompagnano questi ragazzi creativi che hanno necessità sì di finanziamento, ma soprattutto hanno necessità di avere vicino colui che può fornire anche management. Un tutor. Dei tutor imprenditoriali, perché queste persone sono come dei piccoli bambini che chiaramente entrano nel mercato e subiscono quelle che possono essere le turbulenze del mercato. E magari poi ci sono i primi
le prime sconfitte, magari si pensa di poter fare qualcosa, non si ha una formazione sulla creazione di un business plan, non si ha la formazione sullo studio e sull'analisi di quelli che possono essere i reali concorrenti, quindi si dà forza ad un'idea e quindi si finanzia l'idea, dopodiché questa idea però o è uno spin-off che muore o piuttosto è qualcosa che ci riempie d'orgoglio i primi mesi ma poi ci riempie anche di depressione. Ci vuole un equilibrio, nel senso che oggi tutte le aziende non possono essere chiamate start-up, chiamiamole aziende, nuove aziende, una start-up è anche un nuovo negozio in grado di poter vendere non perché passa la gente intorno, ma perché magari fa un e-commerce interessante, riesce a vendere nel mondo. Quindi chiamiamo le aziende col vero nome, aziende. Startup è quell'azienda che inserisce nell'attività qualcosa di innovativo. Sta di fatto che non ci sono finanziamenti ad hoc da parte del sistema creditizio tradizionale, non esistono quindi ad oggi dei sostegni dal punto di vista proprio dell'investitore, del business angel, del venture capital, per cui uno ha un'idea, si rivolge al pubblico per i primi finanziamenti, dopodiché però non ha un tutor né finanziario né di management e quindi queste aziende il più delle volte muoiono, certo. Cosa che non accade nei paesi dove invece le start-up sono considerate una risorsa perché create insieme a una logica universitaria che le accompagna. Ha una logica di anche classe imprenditoriale e organizzazioni imprenditoriali che non vede l'ora di prenderle perché le ritengono una funzione, risorsa. Una risorsa per poi portarle nel mercato. Per cui oggi manca il soggetto, manca colui questo che riesce a guidare, diciamo. Il tutoraggio, che riesce a prendere per mano queste genti. Io sono stato presente a quella presentazione, era bellissimo perché c'erano tanti giovani, molto probabilmente con tante idee innovative. Il 90%, come si dice, una su 10 normalmente ce la fa, le altre 9 sarebbe meglio abbandonarle, però sta di fatto che l'energia c'era, cioè c'era la volontà di capire come potersi mettere in discussione. Sappiamo quanto l'aspetto psicologico conti poi nell'esito di una idea di impresa, nel crederci o meno. Andiamoli a conoscere da vicino alcuni di questi ragazzi che ci hanno raccontato un pochino la loro idea e poi commentiamo col professor Ferrucci, chissà cosa ne pensa di queste idee. Vediamo. Gloria Chiocci ha partecipato a una delle iniziative di cui si parla in questa giornata, il Creativity Camp. Di che cosa si è trattato, a che cosa ha portato? Il mio Creativity Camp era nell'anno 2013. Le novità da lì sono state molte perché ho vinto appena 20 anni, ero giovanissima e ancora il mondo delle start-up era una cosa molto nuova per me. Ho deciso di, dopo questo premio, di cominciare a studiare perché mettermi in una start-up a 20 anni lo trovavo comunque una cosa un po' prematura. Sono 3 anni che sto studiando, ora stiamo affinando questo progetto che si occupa di dislessia e user experience design e speriamo di farlo uscire quanto al più presto in questa regione. Sono un dottorando dell'Università di Padova e Perugia, poi in collaborazione con Bruxelles, e tramite il progetto Brain Back ho potuto aprire la mia azienda individuale, quindi mi sto occupando di portare innovazione nel territorio umbro di fatto. E questo a partire da quello che sono stati i frutti dei miei studi finora e poi con le esigenze delle aziende del territorio, delle piccole e medie imprese del territorio. Cerchiamo di favorire la collaborazione tra le università, i centri di ricerca locali e appunto le piccole aziende che trovano più difficoltà di solito accedere a finanziamenti e supporto per l'innovazione. Quanto è stato e quanto è difficile trasformare in realtà la tua idea, la tua voglia di impresa? Beh, sicuramente devo fare un grosso ringraziamento ad AUR e la regione Umbria che mi stanno appoggiando e non è facile, non è assolutamente facile, ma ci credo e vado avanti. Brainback è un bando promosso dall'AUR che offriva l'opportunità di accedere a dei contributi per umbri residenti all'estero che avevano intenzione di rientrare in Umbria con un progetto imprenditoriale. Quindi io vivo in California in quel periodo e però avevo un'idea con
diciamo, il mio attuale socio in Umbria da portare avanti, era un nostro sogno da anni e quindi ho colto questa opportunità e ha portato alla creazione di un'azienda, la Umbria Kinetics, e con il cui prodotto di punta è un brevetto per una sospensione intelligente, quindi nel campo automotive, e che ci sta consentendo in questi anni di, insomma, di sviluppare la nostra idea, la nostra azienda. Abbiamo una sede a Foligno, collaboriamo insomma con varie realtà importanti a livello nazionale e internazionale. Anche avendo conosciuto altre situazioni come appunto gli Stati Uniti, quanto è difficile, quanto è stato difficile, quanto è difficile fare impresa per un giovane? Beh, fare impresa è difficile, penso, ovunque la si faccia. In America facevo un mestiere diverso, mi occupavo di ricerca all'Università della California di Berkeley, quindi non posso paragonare diversamente. E ci sono sfide, sfide legate alle difficoltà economiche in generale, però diciamo anche grazie a queste iniziative, diciamo, che ci danno più che altro lo spunto e l'energia per partire, poi bisogna lanciarsi in qualche modo. Simone Arca ha partecipato invece all'iniziativa Idee, in che cosa è consistito e che cosa ha portato? Ma per noi è stata una grande opportunità, perché in una fase di startup proprio iniziale, cioè proprio i primi giorni di attività della nostra società, avere il supporto del lavoro e avere anche, oltre che il supporto economico, ma anche tutto il supporto diciamo, di assistenza a chi deve partire con idee imprenditoriali come quella che è stata la nostra, è stato fondamentale per chiarirci anche noi le idee e avere diciamo anche la possibilità di aggiustare il tiro su quelli che erano i nostri obiettivi e quelli che poi sono diventati le nostre attività. Di che cosa ti occupi in particolare? Noi abbiamo aperto una startup che si occupa di ricerca e sviluppo, in particolare offre servizi di ricerca e sviluppo per imprese, quindi diciamo offriamo quei servizi di prototipazione, sviluppo sperimentale, molto 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 indirizzati all'impresa, cioè fare quella parte che deve servire all'industrializzazione poi di un progetto e di un'innovazione. Bernardo Fioretti da Foligno ha partecipato al progetto Idee, che cosa ha portato? Beh, oggi siamo finanziati da un importante progetto ministeriale per lo sviluppo di nuove terapie contro il tumore al cervello. Siamo stati selezionati tra 5.500 gruppi di ricerca. Ne sono stati selezionati solo 144, tra cui il mio, e oggi abbiamo un grosso finanziamento appunto per verificare se le nanotecnologie possono essere utilizzate per combattere questo tumore, che ad oggi ancora ha un esito, diciamo, nefasto, cioè l'aspettativa di vita media al momento della diagnosi è veramente bassa. È difficile iniziare da zero un'attività imprenditoriale? È difficile, perché uscendo dalla formazione universitaria non abbiamo quella sensibilità che magari il mondo industriale ci richiede. Per fortuna si incontrano durante il cammino persone invece imprenditori, come per esempio in questo momento stiamo collaborando con l'industria farmaceutica SR Farmaceutici di Bastia Umbra, con cui stiamo cercando appunto di portare le idee da un livello, diciamo, concettuale a un livello, diciamo, pratico, quindi a farmaci veri e propri, ma è un progetto che chiaramente richiede del tempo. Ecco. Testimonianze importanti, significative, anche se da settori, segmenti diversi, professore, si capisce che c'è appunto questo salto dal trampolino che attende queste idee, dalle quali poi si capirà se il tuffo, come dire, usando una metafora olimpica, è da 10 oppure la paletta è un pochino più severa, insomma. Poi quando si passa alla pratica manca forse quella figura di tutoraggio di cui si diceva prima, e abbiamo sentito anche dalle testimonianze, si trova meglio chi magari trova altri imprenditori che affianchino queste idee. Certo, assolutamente. Intanto queste belle interviste sottolineano un aspetto: quando si parla di startup, di imprese create da giovani, abbiamo un primo elemento: sono giovani di elevata qualificazione culturale, e questo è un elemento importante e nuovo. La prima intervista diceva sto studiando, sì, proprio sì. Per dire, non è finita. In ogni caso stiamo parlando di una non solo giovani, ma giovani con titoli di studio che possiedono, che stanno conseguendo. Quindi questo è un elemento nuovo anche rispetto al tessuto imprenditoriale che abbiamo davanti ai nostri occhi oggi. Il secondo elemento è che loro vogliono portare novità
con la loro idea di impresa sia nei mestieri tradizionali sia nei mestieri vicino alla scienza. Cioè questi giovani con il loro titolo di studio e con le loro esperienze sono capaci di fortificare perfino un'attività commerciale al dettaglio che una persona age, come dire, senior, interpreta in un modo tradizionale, loro vogliono comunque mettere un tocco di cambiamento. Quindi la trasversalità rispetto ai settori. Le startup non nascono solo dalla scienza. Nel campo della sharing economy, nel campo della green economy, nel campo della social economy, nel campo della smart economy, certe volte l'atto di creazione imprenditoriale è creare un'app, che non è scienza creare un'app, ma è un atto di creatività insieme al possesso di alcune competenze informatiche che fanno fare impresa. Quindi non dobbiamo sempre pensare che c'è bisogno di un altro ingrediente della scienza. Qualche volta la capacità creativa, innovativa, geniale si vede anche nei mestieri tradizionali. Questa è una seconda caratteristica importante. La terza caratteristica importante sono giovani che sanno affiancare, per elaborare buone idee, sanno affiancare i titoli di studio ad altre esperienze pratiche, cioè sono risolutori anche di problemi pratici. Ecco perché il progetto Umbro Brain Back è giusto, è doveroso, cioè giovani che hanno avuto il coraggio, la forza di andare all'estero e di tornare. Perché? Perché come gli emigranti dell'Ottocento e del Novecento andavano per trovare un lavoro umile, ma tornavano ricchi di esperienza sociale, professionale, umana, oggi sono i nostri giovani. Quindi andare all'estero, ma possibilmente riportiamoceli in patria, perché saranno i nostri talenti migliori con i quali costruire certi percorsi. Allora, come dire, però non li dobbiamo abbandonare. Noi non abbiamo più bisogno di tre magazzini in questa regione. Il magazzino delle esperienze fine a se stessi, che non si va da nessuna parte. Il magazzino dei brevetti, che non producono ricchezza. E non abbiamo bisogno quindi del magazzino della scienza, delle idee astratte fine a se stesse. Abbiamo bisogno di impresa, di fare impresa innovativa, con gradi di innovazione diversa in vari campi. Allora, che cosa fare in una regione così piccola? Beh, tre cose si possono fare, sono cose molto semplici. La prima è, come dire, non lasciare, lo diceva poc'anzi Giorgetti, non lasciamo questi giovani imprenditori da soli, ma troviamogli dei monitor, dei tutor, delle imprese che hanno le spalle robuste e che gli fanno da tutor nel guidarli, nell'assecondarli in questi percorsi imprenditoriali. Abbiamo imprese brave, dinamiche, che sono cresciute, possono essere i migliori garanti della crescita di queste idee. Due, aiutiamoli a non restare fermi all'idea, perché questi progetti Auro, bellissimi, qualche volta si fermano a premiare l'idea, ma noi del magazzino delle idee oramai non ci facciamo più un granché. Abbiamo bisogno della nuova generazione di imprese, quindi premiamo le idee migliori, ma allo stesso tempo chiamiamo le università, le banche, altre imprese a credere nell'idea per farla diventare impresa, se no l'idea muore. Quella studentessa ci diceva: sono tornata a studiare. Ecco, non mi piace questa storia, sono contento per lei che continua a studiare, ma se aveva una buona idea e è stata premiata quell'idea, allora che cosa fare? Per esempio nelle università. Noi abbiamo studenti che per 5 anni stanno da noi. Perché continuare a parlare di scatole separate? Economia, giurisprudenza, ingegneria, chimica. Se vogliamo creare il talento del fare impresa, le competenze sono interfacoltà, interdipartimentali. Allora offriamo ai nostri migliori studenti dell'Università di Perugia delle summer school, sin dal primo anno. Voi siete i 10 brillanti di ingegneria? E vi creiamo la vostra summer school di eccellenza a Perugia e i 3 mesi d'estate ti mandiamo in azienda e ti facciamo 15 giorni, dei manager ti fanno delle lezioni, dei docenti di economia ti fanno delle lezioni sull'impresa perché tu stai facendo ingegneria. E questo per 5 anni. Tra 5 anni avremo dei neoimprenditori capaci, brillanti, non solo con idee, ma con la capacità di fare impresa. E poi terza cosa, cominciamo a pagare i professori non sulla base del principio dell'egualitarismo. Io non sto dicendo che vanno pagati di più. Il principio dell'egualitarismo è il principio del parassitismo.
noi dobbiamo cominciare a dire che se dei professori universitari sono bravi scientificamente, ma sono bravi anche perché portano contratti di ricerca con multinazionali straniere, portano attività di ricerca scientifica a Perugia, questi professori meritano di più. E meritano di più anche se hanno il coraggio di accompagnare i loro giovani migliori a fare impresa. Allora, tre piccole cose si possono fare, si devono fare. Ma si devono fare non tra 5 anni, da domani mattina, mettendo assieme una regione così piccola quei 4-5 attori pubblici e privati, superando egoismi e contrapposizioni, che a un tavolo, come diceva l'onorevole Giulietti poc'anzi, ci si può stare e si possono trovare davvero e condividere queste idee. Le ha definite piccole cose, ma non credo sarebbero piccole cose se veramente venissero attuate. Un flash dall'onorevole prima di andare in pubblicità e poi abbiamo la seconda e ultima parte della trasmissione. Non so se questo intervento del professor Ferrucci l'ha ispirato qualche nuovo così proposta di disegno di legge, ma adesso, per incentivare, perché no, accanto alle università questi laboratori. Vi do un consiglio, abbiamo fatto un bellissimo disegno di legge che è Art Bonus, no? Sì. Con cui gli imprenditori diventano mecenati e chiaramente salvano il patrimonio. Riusciamo a fare impresa bonus, ossia quello che dice il professor Ferrucci è che noi dobbiamo mettere a disposizione i migliori imprenditori vicino a questi giovani che hanno una voglia incredibile e sono normalmente un mix vincente, ma c'è necessità di avere anche un ritorno. Allora, se ogni impresa investendo in queste aziende potesse avere uno sgravio fiscale, un vantaggio, riuscirebbe sicuramente a fare in modo, come si fa con le squadre di calcio, che cosa fanno? Hanno i loro giovani allievi che chiaramente li seguono, no? Sì. Sin da piccoli. Allora a quel punto che succede? Poi a un certo momento c'è l'osservatore che prende il grande campione e lo mette in prima squadra. O comunque ci prova. L'occhio migliore è quello dell'imprenditore insieme al sapere. Giulietti. Sapere e saper fare, quindi allora, dovresti Giulietti, portare. Mi sembra che più o meno questo schema lo abbia già proposto per l'artigianato. Giusto? Sì, no, io penso una cosa più semplice, che io sono un teorico che secondo me gli imprenditori che investono, bisognerebbe ritassare gli utili delle imprese che vengono reinvestiti in azienda. Ora, anziché reinvestirli magari per comprare un macchinario, visto che già con la finanziaria c'è un 140%, c'è un super ammortamento. Ecco, investiamo in intelligenze. E questo potrebbe essere un'occasione. Vedendo quel filmato delle interviste, si commentava così, insomma, evidente, quando si fa un convegno, si presentano i risultati di un lavoro, eccetera, ci sono diverse impostazioni. Ed è altrettanto evidente che ci sono idee realizzabili da subito, dalla sospensione legata all'automotive alla ricerca per dei farmaci contro il cancro, ed è evidente che sono altre che sono esperienze da costruire più legate alla consulenza aziendale, certo, che a un'idea di impresa vera e propria. Però al di là di questo, noi abbiamo buone imprese in Umbria, alcune eccellenti imprese, anche una buona università che dovrebbe, sono d'accordo che dovrebbe investire di più anche sulle persone più capaci o che hanno più voglia di fare dell'università un punto di eccellenza. Questo vale per l'università, vale anche per il pubblico in generale, questo vale anche per le strutture pubbliche dove i dirigenti, ci sono quelli che si accontentano di prendere lo stipendio e quelli invece che fanno bene il loro lavoro costruendo possibilità anche per il pubblico di crescere, di andare avanti. Però se mettiamo insieme le imprese con l'università, supportate dal pubblico che dà le risorse soltanto a fronte di un progetto realmente innovativo e non soltanto per comprare lo stampo pur utile per quella meccanica o per l'altra azienda, eccetera, forse avremo modo che se c'erano 10 aziende, 10 idee presentate lì da Laur, magari di quelle 10 idee, 5, 4 possono diventare a loro volta impresa. E così creiamo l'impresa, no, rischiamo che facciamo i co-working, che sono importanti, in alcune zone, pensa Foligno, funzionano. Certo. Parliamo di start-up, parliamo di tante cose, poi in realtà diventano soltanto dei nomi che diamo, e se ogni volta che parliamo di impresa non usiamo anche il termine start-up, vuol dire che siamo legati a una vecchia idea di impresa. E invece bisogna vedere quella che è la realtà, insomma, perché ci sono aziende vecchissime
che fanno start-up quotidianamente. A me ha fatto sorridere vedere Alberto Pacifici tra i giovani. Beh, lui è uno che fa start-up, nonostante l'età. Da tanti anni. Noi andiamo in pubblicità, tra un paio di minuti siamo di nuovo in studio per la parte finale della nostra proficua trasmissione, proficua di idee che magari, chissà, potrebbero sfociare anche in qualche disegno di legge. Metteremo volentieri la bandierina di Link su qualche iniziativa dell'onorevole Giulietti. Poi ne parliamo subito dopo gli spot che per noi sono importanti. A tra poco. Fresca e pura, acqua Misia. È tardi, devo accelerare. Ah, e dove va questo sta fumata? Ferma un po', ferma. Gli avete fatto la revisione della bicicletta? No. L'avete visto che fumarea che fa? Ma scusa, guardia, ma io ho i santi che proteggono la mia bicicletta. Ah, c'è i santi voi sì, altri? Sì, Santa Marilena per la catena, San Pasquale per il pedale, San Filippo Neri per i freni. E dopo? E dopo c'ho anche San Giuda Iscariota, protettore della rota. Ma io questa glielo la sequestra? No, mi serve per benedire, non A me mi interessa, perché con questa gli dà già il bambino, capito? Adesso scendete e me la serve la bicicletta. E al comandante avete a San Simone del Magione, protettore della revisione. Forza, io questa l'ho da portarla via, dai. Sequestrata. Effettua la revisione da Consauto. Avrai in omaggio la card per il soccorso stradale valida ben 2 anni. Viaggia in sicurezza. Affidati a Consauto, il consorzio leader in Umbria nella revisione auto e moto. San Michele d'Avasto, a piedi sormasto. Qui. Il servizio è perfetto e la qualità impeccabile, proprio come me sul lavoro. Modesta. Beh, io vengo qui perché come il sottoscritto è sempre al posto giusto al momento giusto. E tu? Io perché è aperto 24 ore su 24, come al pronto soccorso. E tu? Io vengo qui per lo straordinario. Lo straordinario momento di relax in 8 ore di lavoro. E tu? Io vengo qui perché tra università e stage, beh, spendo meno. E tu? Torniamo in studio dopo il break pubblicitario, riparto dall'onorevole Giulietti perché tra poco andremo a Gualdo Tadino a conoscere la situazione di un'azienda leader del territorio, leader in un settore particolare, tradizionale, quello della ceramica, anche se ceramica industriale, che sta vivendo un momento difficile, non legato alla congiuntura della ceramica che è in crisi da molto prima di Lehman Brothers del 2008 in poi, ma perché veramente ora sta avvicinandosi ad un bivio e molte sono le sollecitazioni interessanti che arrivano dal reportage che ci ha confezionato Cinziatini. Ma intanto chiedo subito all'onorevole Giulietti se l'art bonus, o meglio la legge comunque che è stata, il disegno di legge che è stato elaborato e che è stato anche presentato nel territorio umbro, le botteghe artigiane, ecco, l'idea di formazione all'interno di botteghe artigiane è modulabile anche su altri settori. Perché mi ricorda molto lo schema che ha suggerito Giorgetti poc'anzi. Beh, certo che è modulabile anche su altri settori. Ora quando parliamo dell'artigianato, l'artigianato artistico, noi abbiamo in mente alcune specificità e questo è evidente.
però perché non è... È un format che... Cioè già oggi in parte, senza essere strutturato, molte persone che si formano all'interno di aziende più grandi, dopo un po' di tempo, acquisendo professionalità e capacità, creano a loro volta un'azienda. E quindi si tratta di dare una cornice legislativa a questo, magari non soltanto pensando ai modelli a cui siamo abituati, per cui l'operaio di una meccanica, dopo alcuni anni che sta in quell'azienda, apre a sua volta, fa il fasonista per la medesima azienda. O diventa concorrente. Qualche volta, se è fortunato, se è fortunato da quel punto di vista. Invece, magari, perché no, se c'è un'idea imprenditoriale che in un'azienda più grande può trovare la sua incubatrice, e poi andare avanti su questo. Ripeto, quella idea di detassare gli utili reinvestiti in azienda si possono trasformare, oltre che reinvestiti in azienda, anche reinvestiti nel capitale umano, non dell'azienda stessa, perché comunque formi delle persone, dei quadri che possono avere un futuro, ma anche nel creare nuove aziende. Ma politicamente questa è un'idea che potrebbe trovare ampio consenso nell'attuale Parlamento, credo. Ma io penso di sì. Trasversale, no? Perché no? Giorgetti. Ma anche perché mi sembra da un recente sondaggio sugli under 25 l'idea del posto fisso ormai è tramontata. Quindi c'è tutta una nuova generazione, innanzitutto, che guarda il mondo in modo internazionale, no? Quindi vede la sua vita, il suo futuro in un ambiente domestico se è l'Europa e internazionale se è mondo, no? Quel ragazzo di Foligno tornava dalla California, eccetera, e rientrava. Per cui l'idea del posto fisso è tramontata per tanti motivi. Uno, perché non è più di moda, non ci sono più concorsi di posti fissi, gli ultimi ce l'hanno gli onorevoli deputati e senatori. Ma non facciamo i concorsi, esatto, noi magari. Ecco. E la logica è che questi ragazzi che sono pieni di energia possono diventare veramente una linfa per quelle aziende, il Cavalier Pacifici è un esempio, che potrebbero mettere a disposizione anche dal punto di vista proprio fisico una parte della propria azienda dove fare sperimentazione, cosa che oggi magari è visto come invece il modo per non pagare lo stipendio. Invece oggi bisognerebbe regolare e strutturare la possibilità di creare delle start-up dentro ad alcune aziende già con le spalle larghe, perché il professor Ferrucci lo diceva insieme all'onorevole. Cioè, oggi creare un'azienda non può essere soltanto avere qualcosa dai genitori o qualche finanziamento pubblico. Un'azienda deve avere almeno un business plan a 3-5 anni. E qual è la miglior cosa, il migliore asilo dove mandare questi giovani imprenditori? Dentro un'azienda, spalle larghe, con strutture che chiaramente riescono a, diciamo, in qualche modo pilotare. E diventano la loro energia. Diventeranno la loro energia. Molti imprenditori illuminati già lo fanno senza farlo dire, per cui riescono ad attrarre le migliori intelligenze che arrivano e si propongono. Ma questo accade solo per le aziende che lavorano molto bene sull'aspetto del marketing, quindi molto riconosciute, molto famose, io mi propongo. Ma per le tante aziende sconosciute, dove chiaramente l'aspetto del marketing è secondario perché diventa una perdita di tempo, cosa succede? Succede che l'imprenditore invecchia dentro la propria azienda perché magari non riesce ad aprirsi. Quindi questa cosa, definita in un certo modo, potrebbe avvantaggiare l'imprenditore, avvantaggiare lo start-upper, ossia il giovane, e riuscire a fare quella cosa incredibile che io ho sempre pensato, che è il connubio fra innovazione e tradizione, perché non dobbiamo dimenticare da dove veniamo, cosa sappiamo fare e come lo sappiamo fare. E l'Umbria non è, diciamo, l'ultima regione dove noi abbiamo creato le migliori aziende anche a livello nazionale e internazionale. Certo, noi siamo andati a visitare una di queste aziende leader dell'economia umbra, che però, come sentiremo dalle parole dei responsabili, sta vivendo un momento particolare, purtroppo... un momento difficile anche di scelte delicate, ed è un'azienda la cui situazione è paradigmatica di quelli che possono essere anche tanti altri settori. Parliamo di ceramica industriale, ma queste frasi, queste testimonianze potrebbero davvero attagliarsi, davvero adattarsi a tanti altri settori.
Cinzia Tini ci ha portato all'interno di Tagina. 206 dipendenti, 85.000 metri quadrati di capannoni industriali, un posto da leader nel panorama internazionale per la produzione di pavimenti e rivestimenti in ceramica, con mercati in Russia, Cina, Stati Uniti e solo per un 20% in Italia. È il ritratto in sintesi di Tagina Ceramiche d'Arte di Gualdo Tadino, che l'autunno scorso ha annunciato ai sindacati una riduzione del personale con 50 esuberi tra maestranza ed uffici, poi convertiti in cassa integrazione straordinaria. Tra i motivi sostanziali indicati dal direttore del personale Roberto Marengo alle organizzazioni di CGLC, logistica, mercati e obsolescenza di linee produttive. Uno dei problemi grossi di Tagina è sicuramente la delocalizzazione, no? Che è uno degli aspetti. Il centro della ceramica sta notoriamente nell'Emilia e qui l'essere, diciamo, distanti è un elemento di difficoltà. Uno scenario che ha chiamato la compagine societaria a cercare soluzioni alla crisi, prima con la nomina di un direttore generale nella persona di Franco Bergamini, con l'intento di inaugurare nuove strategie di mercato, quindi facendo fronte alla situazione con uno sforzo economico deliberato da tutti i soci. La prima cosa che abbiamo fatto è quella proprio di deliberare un aumento di capitale per cercare nel breve di mettere al riparo Tagina. È stato un passo molto importante, è stato un passo che tutti i soci, come ho detto, hanno sposato, hanno chiaramente all'unanimità voluto, e ci auguriamo che questo, chiaramente con tutti i punti interrogativi, questo ci porti verso, tra virgolette, lidi un po' più felici. È seguito un tavolo tecnico con le istituzioni, comunali prima, regionali poi, che hanno risposto al grido di allarme di un'azienda imprescindibile per il territorio appenninico, ultimo baluardo industriale di Gualdo Tadino, da non abbandonare. Da qui un progetto di rilancio teso a dismettere o comunque drasticamente ridurre le produzioni ritenute obsolete, quelle legate al decoro, per concentrare l'attenzione sul grande formato d'arredo, per aggredire fasce di mercato dove poter essere competitivi. Nuovi macchinari con taglio a secco per risparmiare energia, per produrre potenzialmente di più, anche il doppio rispetto al milione di metri quadri annui, un nuovo capannone per accentrare i reparti e dismettere quelli obsoleti. Un progetto da circa 9 milioni di euro da poter in parte finanziare tramite i bandi che fanno fede su finanziamenti europei, uno del Ministero, l'altro della Regione, entrambi importanti ma, ahimè, solo annunciati, ancora non pubblicati, e qui il nodo: Tagina non ha tempo, non può aspettare. Noi, se tutto va come deve andare, al più tardi, ai primi di settembre, dobbiamo avere le linee installate che cominciano a produrre. Questo significa che i tempi sono domani, sostanzialmente. È chiaro che si sta ragionando con i fornitori, con le banche e quant'altro. Sotto questo profilo la situazione è da considerarsi comunque positiva, nel senso che abbiamo, diciamo, delle linee di credito che ci possono essere concesse, ma che non arrivano chiaramente a coprire tutta l'entità dell'investimento. Per cui, partendo dal presupposto che l'investimento previsto, il piano, ha delle valenze sia sotto il profilo del risparmio energetico che, diciamo, dell'innovazione tecnologica, che sono solitamente le due leve, diciamo, più logiche, no? Per individuare anche delle possibilità di finanziamento sia nei bandi regionali che nei bandi europei, e a questo punto l'aiuto della Regione per noi diventa cruciale e importante. Noi quello che chiediamo è quello di tener conto che i tempi di un'azienda non sono i tempi dell'istituzione, pur chiaramente avendo presente che anche le istituzioni debbano fare il loro corso, però almeno nella velocità di un tavolo di lavoro, nella velocità di rapporti interpersonali, nella velocità di avere delle indicazioni, questo per noi è importante, perché può far sì che le nostre scelte possano essere indirizzate, anche se in maniera magari più o meno lieve, da una parte piuttosto che l'altra. Oggi gli esuberi sono stati congelati, trasformati in accordo con i sindacati in ore di cassa integrazione straordinaria per attualmente circa 30-35 unità a rotazione su due settimane, per raggiungere a regime circa 70-80 unità. Fermo restando che il piano di sviluppo industriale, se attuato, non eviterà alcuni licenziamenti, lo stato di stallo crea ancora più incertezza, disegnando scenari inquietanti. Se diciamo non riusciamo a risolvere, diciamo, la parte finanziamento, in termini ragionevolmente brevi, purtroppo Tagina può entrare in una situazione di difficoltà le cui conseguenze sono ben facilmente immaginabili, e a rischio a questo punto non ci sono 50 persone, ma c'è l'intera,
l'intera forza lavoro di Tegina. In questo clima nei reparti si continua a lavorare tra consapevolezza della situazione complessa e volontà di riscatto. Rosella, Stefania da oltre 20 anni lavorano tra magazzino e decoro. Tegina è stato il loro passato, è il presente, ma impensabile per queste signore che non sia anche il futuro. È una ditta che insomma ha fatto un po' la storia anche del nostro territorio, è molto importante su questa fascia di territorio, perciò c'è tanto orgoglio. Io ho creato tutti i miei progetti su questo, perché 23 anni sono tanti, fondamentalmente questa azienda è tutto, anche non solo per me a livello personale, familiare, ma per Gualdo, per la storia di Gualdo. Questa dunque è la testimonianza che ci arriva dal reportage di Cinziatini, che ha analizzato la situazione di un'azienda che potrebbe essere paradigmatica anche di tanti altri settori. Professor Ferrucci, un'azienda radicata, che ha mercato, che attende risposte per un ulteriore finanziamento e dice purtroppo se i tempi dovessero essere troppo lunghi, se anche dal pubblico non ci fossero le risposte che attendiamo, il rischio sarebbe non di 50 esuberi ma di chiusura dell'azienda. È uno specchio da un certo punto di vista preoccupante, che un po' smorza magari l'energia che abbiamo visto, ma c'è un pezzo d'Umbria che vive questa realtà, non solo nella ceramica. Ma un'impresa in crisi è sempre un'impresa verso la quale non si può non manifestare sensibilità. Mi lasciano sinceramente un pochino interdetto, un po' dubbioso alcune affermazioni da parte del management di questa azienda. Allora, nel settore, per esempio, una prima affermazione è: noi abbiamo uno svantaggio competitivo rispetto all'area di Sassuolo. Ora, voglio dire, Sassuolo lo conosciamo, è un distretto della ceramica storico in Italia, importante, con grandi marchi, ma vorrei ricordare che anche il distretto della ceramica di Sassuolo ha vissuto e vive le conseguenze di una crisi molto profonda. E se in questo paese, in questa Italia, continuiamo a pensare che tra essere a Umbertide o essere a Cesena o essere a Sassuolo vi sono dei differenziali di costo, in un contesto, in un mercato che oramai è globale, mi sembra davvero che parliamo come avrebbero parlato nell'Ottocento, nell'inizio del Novecento, gli imprenditori, dove obiettivamente, come dire, i collegamenti, le difficoltà erano diverse. Seconda affermazione, parlano di un piano di rilancio, e questo è positivo, che però mi sembra quasi abbia più il carattere del rilancio tramite investimenti immobiliari e incapacità produttiva. Ora, se un'azienda vive un periodo di crisi, il problema non sta nella capacità produttiva, che forse ce l'ha e è troppa, il problema è nell'utilizzare efficientemente la capacità produttiva che ho. E allora, se c'è un problema di usare bene la capacità produttiva che ho, perché se si parla su 230 dipendenti di rischio di 50 dipendenti in mobilità, vuol dire che il fatturato almeno per due terzi, per un quarto è calato. Quindi ho capacità produttiva che non utilizzo. Allora il problema è quali prodotti fare per quali mercati. Ecco, è chiaro che vivere in questo settore è vivere i segni della crisi e della debolezza della filiera dell'edilizia, innanzitutto. Quindi, come dire, c'è una crisi di mercato. A questo si è aggiunta, diceva il servizio, che uno dei mercati più importanti era la Russia e la Cina. Ebbene, io mi auguro davvero che se un aiuto possa arrivare dalla politica europea, è l'ora di finirla con l'embargo verso la Russia. Abbiamo, come dire, fatto sorridere molti altri paesi con l'embargo che questa Europa ha voluto e che l'Italia forse ha subito più di altri paesi. Per cui, come dire, adesso metterla sul piano, se non arrivano i soldi dalla regione rischiamo di cessare. A me dispiace, qui ci sono lavoratori che davvero non hanno alternative, ci sono capitali che rischiano di essere persi, capitali, professionalità. C'è una mi storia, preoccupa proprio drammaticamente. Sì. Però insomma io chiederei anche alla politica qualcosa di più e di meglio, che riguarda una ripresa nel settore dell'edilizia, che riguarda l'embargo con la Russia, e il nostro sforzo come imprenditori è facciamo prodotti forse rinnovati e per usare la capacità produttiva che abbiamo. Forse sono stato un po' cattivello rispetto al servizio che avete fatto, però amo la sincerità. Rinnovare i prodotti, ma la politica deve fare la sua parte. Lei proprio su questo, onorevole, sul tasto dolente della Russia è intervenuto in questi giorni. Possibile che non si riesca in qualche modo a mettere intorno a un tavolo, perché ce ne sono anche se troppi no, in Europa, i tavoli,
Però che sempre questa, come dire, questa doppio peso, doppia misura. Io sono molto d'accordo con nei rapporti internazionali. Credo che l'Italia abbia più subito rispetto ad altri la vicenda dell'embargo in Russia. Molte imprese nostre oggi soffrono. Penso alle imprese umbre, penso a quelle marchigiane. Molte imprese soffrono il rapporto ovviamente con la Russia e la situazione che si è creata. Quindi è evidente che occorrerà che l'Europa, che non va a due velocità, va a due, tre, quattro velocità, a seconda della convenienza di alcune, sappia dare risposte rapide e anche utili qualche volta. Dopodiché la vicenda di Guado Tadino, comunque la vicenda dello Gubino Gualdese in generale, è una vicenda che sul piano economico pesante ed è pesante da anni per una crisi evidente dell'edilizia, perché tra Gubbio e Guado Tadino tutta la partita legata all'edilizia ha un peso specifico molto significativo ed è evidente che sono perse 1200 imprese di costruzioni, molte erano da queste parti. Ma non solo, insomma, non soltanto l'impresa di costruzione in quanto tale, ma tutto quello che deriva, tutta la filiera che riguarda ovviamente le costruzioni e il settore dell'edilizia. È evidente che a Gualdo, nonostante ci siano anche in quel caso start-up, idee innovative, vive momenti di crisi pesante. Io credo che le istituzioni regionali sulla vicenda della Tagina faranno e stanno facendo il più possibile. Tornando al credito, se pensiamo che insomma una delle banche, però, delle famose quattro banche, era fortemente radicata proprio in questo territorio. Sì, lo so bene. Quindi anche quello non aiuta. Anche quello non aiuta, non aiuta le famiglie di quel territorio, al di là delle imprese. Io credo che gli enti pubblici debbano fare uno sforzo reale per trovare strumenti, per venire incontro a chi vuole investire e ha idee progettuali anche per costruire impresa. Nel caso specifico non conosco i bilanci di Tagina e non conosco fino in fondo le difficoltà a che cosa siano legate. Trovo anch'io singolare che il management si preoccupi di dare una responsabilità all'ente pubblico di eventuali perdite di posti di lavoro. Intanto bisognerebbe dire che se un'azienda è in crisi, c'è un settore dell'edilizia in difficoltà, forse c'è anche qualche problema sul management. Forse, non lo so, ripeto, non conoscendo la situazione nello specifico. Dopodiché gli enti pubblici faranno quello che debbono fare, quello che possono fare fino in fondo per tutelare sia le aziende che i posti di lavoro, che dico io un territorio particolarmente martoriato, perché questo è un territorio particolarmente martoriato ed è evidente che occorra porci la necessaria attenzione, però al di là di questo tema, e credo, ripeto, che la politica, le istituzioni faranno la loro parte, è altrettanto evidente che non si può pensare di scaricare responsabilità sugli enti pubblici quando ci sono problemi. Credo che gli enti pubblici debbano intervenire laddove è possibile per trovare una soluzione non temporanea, a breve termine, per non far chiudere l'azienda, ma per rilanciarla. Perché sennò rischiamo che le risorse pubbliche servono a tamponare la situazione per un anno e poi ripartiamo da capo. Occorre trovare le risorse e gli strumenti anche pubblici, oltre quelli privati ovviamente, oltre le risorse private, per fare in modo che ci sia una prospettiva per i lavoratori, per l'impresa, non per un anno o per due anni, ma per andare avanti, per aggredire nuovi mercati, per avere nuovi prodotti, per stare anche al passo con i tempi. Credo che questo sia un elemento fondamentale. Poi io credo gli incontri che ci sono stati con il Comune, con la Regione, siano già stati manifestati un impegno in questo senso. Certo. Però dal servizio, ovviamente un servizio televisivo, insomma, si evince più un'aspettativa messianica sull'intervento della Regione, quando credo che la Regione debba fare il suo pezzo, ma è evidente che chi fa impresa debba fare il suo, se non l'ha fatto. Sempre con l'auspicio che i tempi però delle istituzioni siano più vicini possibile a quelli delle imprese, non diciamo gli stessi, ma sappiamo che spesso la burocrazia significa aspettare tendenzialmente tanto. Le istituzioni debbono cercare di non perdere tempo quando c'è un processo autorizzatorio, quando bisogna favorire un insediamento, quando bisogna fare in modo che l'impresa che vuole investire, non bisogna creare lacciuoli che blocchino l'intrapresa, come direbbe qualcun altro. Però in questo caso è evidente che quando ci sono fondi pubblici che devono servire a colmare lacune dell'impresa stessa, è evidente che occorre fare anche rispettare qualche
passaggio in più. Qui non si tratta di bloccare lo sviluppo di un'azienda, qui si tratta di mettere soldi pubblici in un'azienda anziché magari in altre, ed è evidente che per questo occorre la garanzia di un progetto imprenditoriale vero, occorre la garanzia che i lavoratori non siano licenziati, perché poi il colmo sarebbe investire milioni di euro pubblici in un'azienda e ritrovarsi dopo qualche mese a ragionare di posti di lavoro che vengono persi. Io credo che occorra, ovviamente, ripeto, non conosco le carte, quindi diventa difficile ragionare in un'azienda in questi termini, però occorra la consapevolezza da parte di tutti che il pubblico e il privato debbano fare il loro pezzo, ma in questo caso, essendo un'azienda privata, c'è una responsabilità ovviamente anche di chi l'azienda l'ha gestita. Sicuramente. E chiudiamo questa nostra trasmissione con un ultimo flash, con un dato che avevo detto all'inizio, accennando a un passaggio del professor Ferrucci che riguarda le banche. Abbiamo iniziato parlando delle banche, avremmo avuto piacere di avere anche un interlocutore del settore, ma non è stato possibile. Chiudiamo con un dato, quello che sulle sofferenze bancarie purtroppo l'Umbria ha un primato e avremmo fatto volentieri a meno. In 4 anni praticamente raddoppiato, più 109%, e rappresentano ormai le cosiddette sofferenze, cioè crediti bancari difficilmente esigibili, il 16,5% degli impieghi. Questa è la causa o è la conseguenza di una stortura? Questa è la conseguenza di una crisi lunga che poi si ripercuote negli anni a venire, anche perché la giustizia civile ci impiega un po' di tempo prima di portarla a compimento, per cui questo è un concatenarsi. L'origine, l'origine viene anche dal prima del 2008. Poi la giustizia civile, soprattutto per quanto riguarda anche la sensibilità nel fare i bilanci, alza o abbassa l'asticella delle sofferenze, che chiaramente possono essere inserite a bilancio più o meno volontariamente nel momento in cui normalmente o c'è una cessione o c'è un'acquisizione o c'è una fusione, quindi devono essere per forza, come dire, portate alla luce. Questo delle sofferenze è un male importante a livello nazionale. La discussione sulla bad bank di questi giorni è centrale, non dobbiamo sottovalutarla, perché le banche ad oggi non riescono a dare prestiti alla PMI o alle piccole imprese perché devono fare comunque accantonamenti a copertura delle sofferenze. Quindi è anche vero che anche in questo caso si chiede allo Stato di farsi garante delle sofferenze, e lo Stato siamo tutti noi, per cui lì c'è una responsabilità di chi ha gestito le banche e il credito negli ultimi anni. Sappiamo che il piccolo imprenditore, il piccolo artigiano, per avere poche migliaia di euro magari deve mettere a garanzia il patrimonio di una generazione, invece sono state erogazioni di crediti cosiddetti facili ai salotti buoni della nostra industria. Se abbiamo visto un'analisi che ha fatto recentemente Repubblica, il 72% delle sofferenze fanno riferimento a importi superiori al milione di euro, cosa che si sognano i piccoli artigiani e i piccoli commercianti. Sta di fatto che comunque oggi le regole del credito sono cambiate, non da oggi, Basilea 1, 2, 3 fa in modo tale che chi si reca in banca oggi abbia comunque una valutazione diversa. Quello che diceva il professor Ferrucci però dovrebbe restare, cioè una attenzione al credito da parte delle banche e un'attenzione al territorio. È necessario, deve restare, perché altrimenti le aziende diventano dei numeri, e quando diventano dei numeri è veramente pericoloso, perché poi è solo un digitare la possibilità di finanziare o meno, che viene magari da Bologna, Milano, Londra o New York, a seconda dell'appartenenza del gruppo bancario, a quel punto la storia dell'imprenditore viene meno. Sfuma. Quindi oggi è necessario e cruciale rimettere al centro dell'attenzione il sistema del credito locale e nazionale. Certo. Le 4 banche fallite, non scordiamoci che anche la Banca Popolare di Spoleto viene da anni di commissariamento, di vicissitudini, per cui un'azienda normale oggi che si reca in banca e dovrebbe scegliere il miglior interlocutore, perché poi una banca non è altro che fornitore di credito, così come lo è un fornitore di cemento piuttosto di altre merce, però è qualcosa su cui l'Italia ha negli ultimi 2 o 3 anni tentennato, gli altri paesi europei hanno fatto azioni, hanno chiesto aiuti nei periodi in cui si potevano chiedere.
Ricordiamo che la Germania ci ha risollevato molte delle nostre casse di risparmio, invece il sistema tedesco si è risollevato e quindi ha addossato, ha spostato le sofferenze in modo... Noi dicevamo che il sistema bancario italiano era il migliore di tutta Europa, poi riscontriamo che le sofferenze stanno venendo a galla, un po' come i pesci morti. Era talmente migliore che ne hanno beneficiato altri. E chiudiamo con l'ultima cattiveria, in percentuale quanto pesa appunto il sistema bancario secondo lei nella possibilità di uscire da questa crisi? Quanto conta il ruolo? Ma io sono preoccupato della dinamica della storia di questo paese in relazione al sistema bancario. Il sistema bancario tra 10 anni, se andiamo avanti secondo la dinamica fatta negli ultimi 10-20 anni, il sistema bancario sarà posizionato in termini di decisioni, di assetti manageriali, di potere, tra due città italiane, tra Milano e Torino. Questo significa un allontanamento dai territori, un allontanamento dalle piccole imprese, un allontanamento dalle esigenze dei vari territori. Allora, vogliamo creare nuove periferie, nuove marginalità economiche? Eravamo abituati al mezzogiorno d'Italia, forse c'è anche un'Italia di mezzo, un Veneto. Rischiamo che il mezzogiorno arrivi sulla linea gotica. Che rischia di far fatica perché? Perché il risparmio si raccoglie ovunque, ma si impiega solo in alcune aree del paese, rafforzando la competitività di alcune aree del paese che casualmente potrebbero essere nel nord-ovest. Due, che si sponsorizzano eventi che stanno nel nord-ovest, l'Expo, grande evento, ma dietro c'era Intesa San Paolo. Chissà che se l'Expo promosso in altre città italiane sarebbe stato finanziato in questo modo dalle grandi banche. Terzo, si rischiano percorsi di reclutamento e di carriera interni alle grandi banche, dove si parla sempre di più con un accento milanese e sempre meno con l'accento toscano, umbro, marchigiano o emiliano. Io tradisco la mia provenienza toscana, però mi unisco in questo panorama. Torniamo a Macro. Allora voglio dire, noi abbiamo bisogno di banche che tornano a fare il loro mestiere, che stanno sui territori, che si occupano di credito, che si legano agli imprenditori, non che sono governate dagli imprenditori, perché le esperienze ci dicono che gli imprenditori è meglio se fanno le loro imprese e non si occupano di gestire le banche. Abbiamo bisogno di queste banche. La riforma delle popolari e quella delle BCC può andare nella direzione di rafforzare la solidità di queste banche, ma di tenerle sui territori. Sto parlando di questa istanza riformatrice del governo. Però io dico che non si deve neanche cedere alla forza del ricatto delle grandi banche, perché negli anni della crisi queste grandi banche, non le BCC o le popolari, ma non voglio neanche far pubblicità alle grandi banche, quindi non le cito, hanno avuto prima il quantitative easing della BCE europea. Poi hanno avuto la rivalutazione delle azioni di Banca d'Italia che detenevano in portafoglio. Poi hanno avuto il bail-in. Il bail-in è certo una direttiva europea, si può leggere come vogliamo, ma si tradurrà nel fatto che i risparmiatori porteranno più volentieri i loro soldi in una grande banca che percepiscono solida piuttosto che in una piccola banca, dando quindi un vantaggio competitivo. Adesso parliamo di bad bank, cioè dell'idea che le sofferenze potrebbero transitare in una banca garantita magari dallo Stato. Ecco, le grandi banche in questo paese sono state aiutate e non abbiamo avuto sempre la migliore qualità del modo di fare banca quando si sono ubriacate di finanza o quando hanno avuto dei manager super pagati, la casta dei super manager, di cui in questo paese non si parla perché vediamo altre caste, ci dimentichiamo di loro, che hanno avuto, come dire, stipendi milionari con performance bancarie quantomeno discutibili. E in qualche caso, dentro i salotti, anche di consigli di amministrazione, ci stavano imprenditori quantomeno di dubbia moralità e di dubbia capacità. Cito per tutto i ligresti milanesi, cioè di provenienza di altre regioni, che stavano nel consiglio di amministrazione di una grande banca e che non hanno saputo gestire neanche la società assicuratrice che è stata dovuta salvare da Unipol. Per cui le cattiverie potrebbero proseguire, ma insomma non siamo un paese di santi, ma neanche solo di peccatori. Dobbiamo guardare le luci che abbiamo. Anche bisogna saperli distinguere, insomma.
vorremmo, sarà nostra così aspirazione poter dedicare proprio al mondo del credito una puntata, speriamo di avere gli ospiti più che altro, perché quella sarà un'occasione magari per poter sviscerare queste tematiche che non sono soltanto legate al futuro del credito ma al futuro delle aziende, perché poi l'uno è legato all'altro. Io ringrazio gli interlocutori di questa serata, abbiamo parlato di startup, di manifattura, continueremo ad occuparci di economia anche nelle prossime settimane per andare nei territori, cercare di capire qual è il termometro, soprattutto quali possono essere le spinte propulsive per uscire dalla fatidica difficoltà. Grazie a Giovanni Giorgetti, Centro Studi SG89, ricordiamo Annuario Economico dell'Umbria, lo abbiamo documentato tra l'altro anche nell'occasione della presentazione in sede universitaria, ormai un binomio, no, che da un paio d'anni, Umbria in my heart, con questo claim viaggia proprio a fianco dell'università, coerente anche con quel proposito che ci ha esposto stasera. L'onorevole Giampiero Giulietti, buon lavoro ovviamente in commissione, grazie. Ovviamente in Parlamento, e il professor Luca Ferrucci, Università di Perugia, grazie ovviamente per essere stato con noi, grazie allo staff tecnico che ha reso possibile questa trasmissione, a chi ci ha seguito, ricordo sempre, oltre all'appuntamento del giovedì alle 21, il venerdì le repliche alle 14.30 e in serata sul canale 111 alle 21 e poi la domenica alle 18. Grazie e buona serata. Fresca e pura, acqua misia. È tardi, devo accelerare. Ah, e dove va questo sta fumata? Beh, ferma un po', ferma. L'avete fatta la revisione della bicicletta? No. L'avete visto che fumarea che fa? Ma scusa guardia, ma io ho i santi che proteggono la mia bicicletta. Ah, c'è i santi voi, sì, altri? Sì, Santa Marilena per la catena, San Pasquale per il pedale, San Filippo Neri per i freni. E dopo? E dopo c'ho anche San Giuda Iscariota, protettore della rota. Ma io questa glielo la sequestra? No, mi serve per benedire, non A me mi interessa, perché con questa gli dà già il bambino, capito? Adesso scendete e me la serve la bicicletta. E al comandante vetta San Simone del Magione, protettore della revisione. Forza, io questa l'ho da portarla via, dai. Sequestrata. Effettua la revisione da Consauto. Avrai in omaggio la card per il soccorso stradale valida ben 2 anni. Viaggia in sicurezza. Affidati a Consauto, il consorzio leader in Umbria nella revisione auto e moto. San Michele d'Avasto, a piedi sormasto. La faccio qui. Il servizio è perfetto e la qualità impeccabile, proprio come me sul lavoro. Modesta. Beh, io vengo qui perché come il sottoscritto è sempre al posto giusto al momento giusto. E tu? Io perché è aperto 24 ore su 24, come al pronto soccorso. E tu? Io vengo qui per lo straordinario. Lo straordinario momento di relax in 8 ore di lavoro. E tu? Io vengo qui perché tra università e stage, beh, spendo meno. E tu?